Le funzioni dell'aggettivo in latino, come in italiano, sono sostanzialmente quattro. La prima, e la più comune, è la funzione attributiva. Consideriamo la sentenza del nostro philosophus. Amicus verus semper bona consilia dat. L'amico vero dà sempre buoni consigli. Gli aggettivi verus e bona sono usati con funzione attributiva, perché si aggiungono direttamente al sostantivo, rispettivamente amicus e consilia, e lo qualificano, l'amico vero, i buoni consigli. La seconda sentenza del nostro philosophus contiene un'altra importante funzione dell'aggettivo, philosophus providus est. Il filosofo è saggio. Se facciamo l'analisi logica della frase, philosophus è il nominativo, mentre il sintagma providus est è il predicato nominale. Il predicato nominale è costituito da due elementi: la voce del verbo essere, est, che chiamiamo copula, e l'aggettivo providus, che costituisce la parte nominale o nome del predicato. La seconda funzione dell'aggettivo è dunque quella di nome del predicato, quando si accompagna al verbo essere. Nella terza sentenza del philosophus abbiamo la terza funzione dell'aggettivo. Boni et probi ad eis amantur. I buoni e gli onesti sono amati dagli dèi. Boni è il nominativo plurale dell'aggettivo bonus bona bonum e probi, a sua volta, è il nominativo plurale dell'aggettivo probus proba probum. Tali forme, boni e probi, non svolgono la funzione attributiva perché non sono riferiti ad alcun elemento all'interno della frase. Essi sono sostantivati, svolgono cioè la funzione di sostantivi. Il maschile plurale, boni, probi, indica spesso un'intera categoria di persone. Per esempio, antiqui, gli antichi, mali, i malvagi, romani, i romani. La stessa funzione dell'aggettivo ricorre nella quarta sentenza del nostro philosophus. Pueri, non semper vera dicunt, sed falsa. I ragazzi non sempre dicono le cose vere, cioè il vero, ma quelle false, cioè il falso. Vera e falsa sono due neutri plurali sostantivati. Li abbiamo tradotti con il sostantivo italiano cosa, le cose vere, le cose false. Ma possiamo benissimo usare l'astratto corrispondente, cioè il vero o la verità e il falso. Lo stesso vale per il neutro singolare, come in quest'altra sentenza, la quinta, del nostro philosophus. Filosofi verum et justum docent. I filosofi insegnano il vero e il giusto, oppure i filosofi insegnano la verità e la giustizia. E veniamo alla quarta funzione, quella più difficile. Consideriamo un'altra sentenza del nostro philosophus a proposito degli dèi. Dèi vivunt beati in Olimpo. Gli dèi vivono felici sull'Olimpo. L'aggettivo beati determina il senso del verbo vivunt. Beati predica, cioè dice qualcosa a proposito del modo con cui gli dèi vivono sull'Olimpo. Come vivono gli dèi sull'Olimpo? Vivono felici. Beati è quindi usato con funzione predicativa, perché predica, cioè dice qualcosa a proposito del modo di essere del soggetto. La funzione predicativa dell'aggettivo può riguardare anche il complemento oggetto. Consideriamo l'ultima sentenza del philosophus. Discipuli, philosophum providum putant. Gli allievi considerano saggio il filosofo. Anche in questo caso l'aggettivo providum è collegato a un verbo, putant, e ne determina il senso. In che modo gli allievi considerano il filosofo? Lo considerano saggio. Providum è quindi un aggettivo con funzione
predicativa dell'oggetto, perché riguarda il complemento oggetto, l'accusativo philosophum.